Bene, diamo subito il buongiorno al nostro ospite di questa mattina, il divulgatore ambientale Luca Lombroso. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno. Titolo esatto oggi, anche se parleremo soprattutto di Sì, di ambiente. ambiente, legato ovviamente anche al meteo, eccetera, ma di un bel progetto che abbiamo portato avanti qui, anche di qualche cosa di concreto. E allora parliamo subito di queste ecopillole legate all'ecovillaggio di Montale, che insomma ha visto più collaborazioni nel tempo anche con gli studenti del Guarini qua a Modena per un nuovo modo di costruire rispettoso, diciamo, verso l'ambiente. Sì, esatto. Per me è stato un onore anche iniziare questa collaborazione e soprattutto cercare di portare un messaggio in positivo, divulgativo, dando anche delle informazioni concrete da un lato su quelli che sono i problemi, in particolare di quello che mi occupo io, del clima, ma si può spaziare anche nell'ambiente, anche nella qualità dell'aria, quindi l'accordo di Parigi, l'effetto serra, che cos'è, come funziona, la deforestazione, la decisione di Donald Trump di uscire dall'accordo di Parigi, eccetera, ma dall'altro, vedendo questi argomenti che possono essere anche un po' forti, perché si parla Certo. anche sostanzialmente di impatti ambientali e anche sulla società, che apparentemente non è che sono certamente positive, anzi non apparentemente, però vedendo anche in concreto che cosa si può fare, che cosa fanno Ecovillaggio, che cosa possiamo fare nella nostra vita con le nostre azioni, per limitare i problemi dei cambiamenti climatici, quindi ridurre le emissioni dei gas serra, cercare di essere più parsimoniosi dell'uso di energia, usare fonti rinnovabili, eccetera, che è una cosa che è anche positiva, non vuol dire tornare indietro, ma vuol dire sempre tutte queste cose vogliono dire risparmiare denaro e vivere meglio, rispettando l'ambiente. Dall'altro anche come adattarsi al cambiamento climatico, quindi in questa realtà di Ecovillaggio ci sono proprio degli esempi di come si può aumentare la resilienza, perché avere bisogno per esempio di meno aria condizionata non vuol dire solo inquinare meno, consumare meno energia che magari può venire da fonti rinnovabili, ma vuol dire anche spendere meno e vivere soprattutto meglio. Eh beh, certo, se si può farne a meno in questo caso. E qui si va anche dal piccolo di ognuno di noi, no? Perché qualcuno magari quando vede queste notizie che abbiamo citato, dice sì, ma io cosa ci posso fare? Invece si può fare tanto, magari ce lo dimentichiamo. Sì, si può fare tanto, ma soprattutto questo esempio, che è un esempio anche che viene dal mondo imprenditoriale, ce ne sono anche tanti altri, è un esempio di come possiamo fare non delle piccole azioni, ma delle macro azioni, perché la strada verso la decarbonizzazione, che è il messaggio che portiamo avanti in queste ecopillole, non vuol dire più cambiamo una lampadina, ma vuol dire cambiamo il sistema con cui le alimenta. Quindi fondamentalmente il primo discorso che ci deve portare alla decarbonizzazione è l'abbandono delle fonti fossili. In questa realtà abbiamo visto proprio c'è la possibilità, si fa vedere proprio come c'è la possibilità di vivere senza avere nemmeno il gas in casa. Può sembrare una cosa strana, ma si va a elettricità e a elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Quali sono le altre ecopillole più importanti, consigli che puoi dare anche Beh, per sì. aprire un po' le Si nostre menti, può parlare diciamo? per esempio della deforestazione, e la deforestazione non è soltanto usare meno carta, usare carta riciclata, fare attenzione alla carta igienica o alla carta da fotocopie, ma è usare materiali che siano ecosostenibili, che vengano anche dal riciclaggio di prodotti di seconda vita, Tanto le stiamo vedendo un po' di cosiddette. immagini del drone sopra l'ecovillaggio, ne stavamo parlando Poi appunto prima parleremo di soprattutto una dell'acqua costruzione. e della resilienza di fronte ai nubifragi, perché in questa realtà di Ecovillaggio, per esempio, viene riciclata l'acqua piovana, viene utilizzata l'acqua di falda per irrigare, quindi in un momento in cui c'è anche una crisi idrica non si va a prelevare acqua di acquedotto o acqua dai fiumi, che è quella che ci dà il problema della crisi idrica. Pensiamo che su un tetto di una casa piovono diverse centinaia o anche migliaia di litri di acqua all'anno, adesso non mi ricordo il numero perché non mi viene in mente, ma che noi la scarichiamo nelle fogne intasandole è una cosa assurda. Nella realtà Ecovillaggio queste acque vengono appunto riciclate, diventano acque di falda e poi vengono usate nell'irrigazione. Un altro punto fondamentale
è l'assorbimento della CO2. Le piante fatte in un certo modo e posizionate anche in un certo in un certo modo, certi tipi di piante, adesso so, non entro nei dettagli, che c'è stato anche un lavoro di tesi di laurea a questo riguardo, consentono che non solo da questo quartiere ecosostenibile non viene emessa una sola molecola di CO2, non ci sono camini, ma nemmeno dai caminetti eccetera, perché proprio non c'è il camino, ma viene assorbita CO2 e quindi si contribuisce a andare questa strada che traccia l'accordo di Parigi, che non è più soltanto la riduzione delle emissioni serra, ma è l'azzeramento, cioè avremo di fronte nel corso di questo secolo una vera e propria rivoluzione della nostra società, si passerà dall'uso delle fonti fossili all'uso di fonti rinnovabili e mobilità sostenibile. In Italia si sta cominciando a prendere questa strada o siamo ancora lentissimi e troppo in ritardo? Come diciamo noi, c'è una certa resistenza del cosiddetto modello virgolette BAU, business as usual, quindi vediamo da un lato alcune azioni che senz'altro possono apparire in contrasto con questa azione qua, ma dall'altra ci sono tante azioni, soprattutto che vengono a questo livello subnazionale, quindi impegni che vengono dalle regioni, dalle città, ma anche dal mondo imprenditoriale e dalle comunità locali. E è una strada avviata, è lunga, non è facile, perché può sembrare di cambiare, ma è una strada che sicuramente ci porta a vivere meglio, a vivere in positivo. Si è parlato molto di Trump, del clima di nuovo nelle ultime settimane. C'è qualcuno che dice ma ormai è troppo tardi? Sicuramente i problemi non mancheranno, perché con l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, che comunque è un'uscita che per ora è virtuale, praticamente avverrà formalmente il giorno prima delle prossime elezioni degli Stati Uniti, per come è strutturato da un punto di vista giuridico l'accordo. D'altra parte gli Stati Uniti come nazione cercheranno di non rispettare il loro impegno, che comunque è volontario e non ha sanzioni. D'altra parte noi come Italia abbiamo un impegno che è invece obbligatorio nei confronti dell'Unione Europea. L'accordo di Parigi è strutturato in un certo modo, ma l'accordo di Parigi va avanti. Sicuramente sarà difficile rispettare questo obiettivo dei 2 gradi, ma ogni sforzo che facciamo per evitare che il riscaldamento vada verso i 4 gradi significa limitare i danni, e negli Stati Uniti ci sono tante realtà che vanno avanti lo stesso. California, la città di Pittsburgh è stata citata da Donald Trump, ma d'altra parte, se veniamo alla nostra ecopillola, a Ecovillaggio l'accordo di Parigi è già una realtà, di fatto è applicato prima che entrasse in vigore. Certo. Parleremo anche del caldo, gli amici a casa non si preoccupano, perché è un po' già una settimana che ce lo stanno chiedendo. Vi anticipo, adesso ne parleremo tra poco, che questo è stato niente, perché poi nei prossimi giorni sarà ancora peggio. Parliamo però prima un attimo anche di smog, restando proprio sul nostro territorio. Modena non sta vivendo un momento facile, tra sforamenti e altre situazioni. Modena, come del resto gran parte della regione dell'Emilia Romagna, ha ampliando su pianura padana in ha, diciamo 2 o 3 grandi problemi, che non sono le caratteristiche geografiche, perché vorrei tendere a dirlo, le caratteristiche geografiche sono queste: ci abbiamo di fronte le Alpi, dietro gli Appennini, da una parte il mare, questo è il nostro territorio e ci dà tutte le cose che abbiamo in positivo, prodotti tipici, il carattere e l'imprenditorialità dei modenesi, ma ci dà anche un problema di limiti, abbiamo poco spazio per contenere e per disperdere gli inquinanti. I problemi sono principalmente 3, la produzione di energia non avviene a Modena città, se non in minima parte, quindi le centrali sono distanti ma gli inquinanti non hanno confine, i trasporti e gli edifici residenziali, commerciali e industriali. Dobbiamo agire su questi 3 macrosettori, più in parte anche l'agricoltura, non in parte, diciamo così. E anche qui nelle ecopillole ne parliamo della qualità dell'aria, insomma gli edifici sono una importante fonte di inquinamento, io tendo a dire una importante senza dare il numero, senza dire se è la prima o la seconda, perché ogni settore, ogni realtà non è che sia colpevole dei cambiamenti climatici, ma è responsabile di agire e spesso ne è anche vittima. Quindi avere una buona qualità dell'aria va anche per noi in positivo. Gli edifici residenziali, anche nel roadmap verso la carbonizzazione, attorno al 2030-2035 dovrebbero arrivare tutti ad essere emissioni zero,
anche quelli esistenti. Chiaramente in quelli nuovi, Ecovillaggio è una bella realtà, si possono fare tante cose ed è assurdo che si costruisca una casa nuova che non è a emissioni zero al giorno d'oggi, è come prendere una macchina non solo non catalizzata, anche certo, come una macchina di 50 anni fa, insomma. D'altra parte anche la viabilità, anche qui nella realtà ho visto ci sono di Ecovillaggio, ci sono le colonnine per ricaricare le auto elettriche, ci sono piste ciclabili, è un quartiere a 30 km l'ora, insomma tutte le cose che dovrebbero andare in questo percorso della decarbonizzazione, quindi dell'abbandono. Decarbonizzazione non è l'abbandono del carbone, ma l'abbandono dei combustibili fossili. In questo caso siamo abbastanza indietro, perché anche sull'acquisto, io mi sono informato sull'acquisto ad esempio di un'auto, dice sì, bellissimo, tutto elettrico in questo senso qua, però mancano naturalmente nel territorio, no? le centraline, le varie cose, quindi non so se un consumatore viene così attirato in questo senso. Beh, sicuramente al momento l'auto elettrica è piuttosto costosa, c'è quella fase di passaggio che l'auto ibrida, non considero un passaggio il metano, perché il metano è meno inquinante, il gas naturale, ma comunque un combustibile fossile. La strada però è quella, cioè sempre questo, torno sempre quest'anno, 2030-2035, quindi parliamo di 15-20 anni, poco di più, dovrebbero sparire dalla circolazione le auto a motore termico e avere solo auto elettriche, trasporti pubblici, mobilità sostenibile e via dicendo. Quindi una strada che intraprendiamo anche con la nostra scelta. Ci sono delle realtà, anche delle vie di mezzo, il car sharing, adesso lo proverò anch'io, vedremo se funziona. Certo, i limiti ci sono, cose sono un po' meno pratiche, a volte costano di più, però possiamo farlo molto anche con le nostre scelte, senza aspettare incentivi che comunque in parte ci sono anche. Insomma. In altre realtà europee, ad esempio, l'uso della bicicletta è molto più sfruttato che qua, ad esempio in Italia. Indubbiamente, dove... stamattina sono venuto in bicicletta, quindi sono sportivo, un po' spettinato, avevo il caschetto, insomma, così ero indeciso, ho detto vado in auto, perché così prendo la giacca, mi metto un pochino più elegante, però... Il tema era questo, il quindi... Il tema era questo, dicevo, insomma, così. Poi ho incontrato un cicloturista, abbiamo fatto due chiacchiere, aveva il suo carrettino dietro, insomma, anche questo è un fatto anche culturale, ecco, questo della bicicletta. Vorrei anche approfittarne per dire che dovremmo vedere meno odio, meno rivalità fra le categorie, fra ciclisti e automobilisti, da una parte e dall'altra, cioè la strada è di tutti, il codice della strada lo dobbiamo rispettare tutti, rispettare il codice della strada è una questione di sicurezza, è una questione anche ambientale. Capita spesso di vedere litigate, insomma, tra ciclisti e automobilisti. Ma è facile arrabbiarsi, poi... questione anche un po' di educazione, così stamattina, per esempio, in un passaggio un po' stretto, un po' pericoloso, dall'altra parte arrivava un camion, insomma, che trasportava qualche cosa a una velocità piuttosto elevata, e gli ho fatto segno, certo. Fa cosa c'è, cosa c'è? Ho detto, ma scusa, se c'era un bambino, cioè, mettiamoci nei panni delle categorie deboli. È capitato, sì, è capitato anche a me più volte, però non si fa fatica, insomma, a sensibilizzare anche su questo tema. Poi potremmo parlare dei ciclabili, negli ultimi tempi si è parlato molto dei ciclabili qui a Modena, anche con insomma, diverse critiche, perché sono un pochino strette. Ecco, mi viene anche lo spunto, potremmo fare un'altra ecopillola di Ecovillaggio, specifica più sulle ciclabili. Come dovrebbero essere i ciclabili? Come dovrebbero essere? Anzitutto ricordarsi che il ciclista non ha il motore, non ha l'aria condizionata, quindi nei percorsi non è possibile che uno salga e scenda sempre dalla bicicletta, deve essere natura, è una scelta, cioè o privilegiamo le biciclette, quindi abbiamo una città più biciclette ma anche pedoni, più sostenibile per tutti e anche più sicura, o privilegiamo le auto con i problemi poi che ne conseguono. Poi ci possono essere piccole avvertenze, cioè in alcuni semafori aveva un pochino di ombra, che può essere semplicemente un albero anche, che siano meglio sincronizzate, ne ho diversi esempi, che ci sia la viabilità per collegare appunto quartieri residenziali con la città, e dovrebbe essere privilegiata la ciclabilità, diciamo così, urbana di ciclopendolare e naturalmente anche il cicloturismo o la scampagnata della bicicletta. Però se non sbaglio, dico, ricordiamo francamente anche... non ho bisogno di grandi opere, certo, o dell'autostrada, certo, ciclabile. Poi sì, magari mi piace andare
a Verona o al Po in bicicletta e ci si può anche andare, ma mi piacerebbe poter andare da Campo Galliano a Modena o da Modena a Montale, dove c'è l'ecovillaggio Montale, con un percorso completamente protetto. Anche semplicemente mi accorgo anche le caditoie, così spesso sono proprio in fila lì, poi vedete il ciclista che fa un po' di zigzag, a volte per questo, perché, insomma, dà piuttosto fastidio a chi ha anche male alla schiena o magari ha qualche problema. Certo. Parliamo dunque anche di questo gran caldo che non è destinato a finire, ma addirittura ad aumentare con le temperature, se non sbaglio. Partiamo da giugno, è stato un inizio di giugno un po' insolito quest'anno con l'anticiclone arrivato. Senz'altro subito. È stato più insolito di quello che abbiamo avuto l'anno scorso, che è stato fresco e instabile, il caldo sembrava non arrivare, ma era un giugno normale. Questo mese di giugno probabilmente arriverà a competere con il giugno 2003 come giugno più caldo. Stiamo vivendo una nuova normalità, cioè queste situazioni qua di ondate di caldo intense, precoci, le abbiamo già avute a fine maggio, sta diventando un aspetto che non è più l'eccezionalità ma è la norma. Aumenta di molto la probabilità di avere eventi estremi caldi, cala solo di poco quella di avere estremi freddi o piovosi e instabili. Quindi non stupisce che poi magari piove, arrivano temporali eccetera, ma le ondate di caldo sono l'aspetto più problematico che avremo per il futuro, sia se guardiamo al 2050, 2060, sia se guardiamo l'aspetto previsionale nei prossimi giorni. Le mappe di oggi lasciano poca speranza, sta iniziando una delle ondate di caldo più intense degli ultimi anni. Adesso avremo ancora oggi di respiro, domani caldo, mercoledì forse anche qualche temporale, ma a carattere locale certo non risolve la siccità. Poi da giovedì inizia veramente un'ondata di caldo africano con temperature che potrebbero andare anche verso i 37-38 gradi. Se guardate nelle app vedete anche dei valori proprio strampalati. Ecco, tendo a sottolineare, diamo una buona informazione anche di meteorologia, non è tema delle ecopillole, ma no, però abbiamo anche nel progetto anche questo. Le meteo bufale le abbiamo le sempre meteo contrastate. Ma non solo le meteo bufale, ma anche tutte queste app automatiche, ce ne sono di qualità migliore e peggiore, affidatevi al meteorologo. Affidatevi ai centri ufficiali come nella nostra regione il Servizio Meteo Idroclima di ARPA Emilia Romagna o alle associazioni. Noi abbiamo costituito un'associazione regionale che si chiama emiliaromagnameteo.com, il sito internet, facciamo un'informazione meteorologica complementare, abbiamo una rete volontaria, quindi partecipano le persone che hanno stazioni meteo e vedremo nei prossimi giorni, magari anche con un meteo briefing dell'ecovillaggio, abbiamo fatto anche qualche giorno fa, aveva avuto successo anche questa idea qua, insomma, di dare le previsioni del tempo da queste realtà dove, per esempio, sicuramente in una casa ben isolata si vive meglio di fronte anche a un'ondata di caldo. Dove si possono leggere queste ecopillole? Su www.ecovillaggiomontale.it.com, non mi ricordo, verifichiamolo. Comunque sicuramente trovate tramite facilmente Google, se cercate sì, Ecovillaggio Montale lo trovate immediatamente senz'altro. Possiamo... E anche nella pagina Facebook, canale YouTube di Ecovillaggio Montale, linkate anche dal mio sito lombroso.it, nei nostri social network e via dicendo. Ci arriviamo e sono sicuramente, come abbiamo sentito, anche se in breve, ecopillole davvero molto interessanti. Grazie al divulgatore ambientale Luca Lombroso per essere stato con noi e naturalmente ci rivediamo la prossima volta. Buona giornata, lasciamo la sua bicicletta. La mia bicicletta è qua, chiusa con un bel catenaccio. Che anche quello è importante. Un po' di acqua e un fazzoletto da tergersi il sudore e il caschetto. Attrezzato, grazie per essere stato con noi. Noi ci fermiamo un attimo, poi torniamo alla musica con il grande maestro e la musica classica di André Rieu.